Piazza 216. Quanti di noi si definiscono cattolici pur non praticando, non vivendo secondo i dettami della più diffusa religione in Italia? Quanti altri invece affrontano la religiosità con spirito diverso, dedicandosi anima e corpo al volere di Dio? È così in ogni fede del mondo e questa differenza nel modo di vivere la propria spiritualità non rappresenta un problema finché non arriva a metterci in contrasto con noi stessi. È colpa mia, non ho guardato. Davvero non mi riconosci? È così per Luna ed Amar, la coppia protagonista di Il Sentiero, nuovo lavoro di Jasmila Sbanic, già orso d'oro qualche anno or sono al Festival di Berlino con Il Segreto di Esma. I due giovani innamorati sono in sintonia sul modo di vivere il loro essere musulmani, ma non solo in quello, finché qualcosa non interviene dall'esterno. Si tratta del fortuito incontro con un vecchio commilitone di Amar, che offre all'uomo un lavoro come tecnico in un campo estivo musulmano, un'esperienza che lo riavvicina alla fede e lo porta a viverla in modo più pieno radicale, creando scompensi nella coppia. La femminilità nelle... La regista ha ben chiari in mente i messaggi che vuole comunicare e dirige il film con sicurezza verso i propri obiettivi, senza slanci ma senza particolari difetti. Affronta l'argomento dell'Islam in Bosnia, di come i più radicali siano visti come terroristi e quindi del pregiudizio che li circonda, dipingendo con pochi tratti un ambiente ed una situazione. Ma soprattutto, l'occhio femminile della regista dedica molta attenzione al personaggio di Luna e alla sua possibilità di scegliere il proprio destino, di musulmana, ma soprattutto di donna. Che è peccato, l'alcol è peccato, la voce delle donne è peccato, anche ridere troppo forte è un peccato, non è vero?